Allora, Cla, ma la portare questi soldi? L'ho fatto un tempo, Massimè, non ce l'ho. L'ha fatto un tempo? Come l'ha fatto un tempo? Oh, io so due volte che ti aspetto che mi porti questi soldi. Io, la terza non ci sta. Te l'ho 24 ore di tempo per portarmi i soldi e basta. Non voglio sentire storie. 24 ore? Come faccio un 24 ore, Massimo? Ma come fai? Abbiamo incontro. Ma che ti vengo incontro? Con questa ti vengo incontro? Vabbè, arriva vabbè. A finire, l'ho detto, no, mi ricordai e basta, c'hai 24 ore di tempo da adesso, stop. Ma 24 ore, ma che mi invento? Mettete nei panni mia, no? Ma come mi metto nei panni tuoi? Ma state zitto. Senti, vabbè, senti, fammi una cosa. Te voglio, come hai detto, te voglio l'incontro. O mi fai un lavoretto, mi fai un lavoretto, andiamo a paro. Facile, facile, uno che poi fa pure te, te sta bene? O quello i soldi, che dite? Lavoretto. Un lavoretto facile che poi andiamo a paro per lui. Di che si tratta sto lavoretto, Massimo? Molto lo dico, molto lo dico. Mi pipa la borsa. Che? Porti questa giù al garage di Pino e stiamo a paro. Te sta bene così? Fino al garage di Pino. O il garage di Pino, o 24 ore, o una palla in testa, che devi da fare? Allora? Che devo fare? Che devo fare? Dai, cioè penso io. Fammi vedere quanto sei bravo, grazie. Eh. Grazie. Ti saluto. Ciao, ciao. Ciao. Allora, che dite? Tutto a posto? Noi facciamo una bella seratina. Tanto qui c'è, ma nessuno stasera. Se famo stasera. Arriva, mamma mia! Priore, oh! Ma tu fai così straccione? Tu sei via da Porta Portese, oh! Ma io c'ho delle scommesse! Le scommesse non me ne frega niente, delle scommesse! Ma un sacco da soldi, perché sì, soldi, soldi, cioè, non mi interessa! Ma se vedo proprio a gittare! Non ti credo, mio marito mi ha messo le corna! Che faccio? No, le corna mi ha messo il valore! Diciamo cioè, che, mi sono fatta diciamo che state pure pari, va! Sì, no, a me non mi interessa, perché io in qualche modo me devo vendicare! Se qualcosa la facciamo! Facciamo, la facciamo! Tu basta che dici, facciamo e sei contento! O vai da Dino, l'amico tuo, e ti fa aiutare! Sì, Dino mi aiuta, ce l'ho, non so! Oppure ci penso io, un bel pianetto io. Allora, tu vai là, gli porti sta cosa, no? Poi ci vai, se lo scambio della camicia. Dai, questo è solo quello che devo fare, ok? Però mi raccomando, faccio così, ho più lungo. Ok, ok, dai, va bene, ci vediamo. Oh! Arino! Cla! Che dici allora? Che dico? Sta a posto, sì! Ma che sta a fare qua? Ancora paghi le bollette ancora? Non c'è niente, non levo niente, ma che paghi? Ma ne pagano? Se sta a disperare presto a sta bolletta. Aspetta, fammi vedere a me, ma quant'è? Guarda, se conosciamo da una vita, non ti voglio lasciare a mezzo alla strada. Ti do io se tu spisci, faccia a pagare quello che ti pare. E stiamo a posto, sì. Sei un amichetto mio, per te questo è tanto. Anzi, però, te dico, basta mi fai un favoretto. Eccola qua. C'ho sta borsetta da portare a un amico, ma è una cosa facile. Tu gli porti questa, lui te ne dà un'altra, ritorna indietro, anche te ne accorgi. 10 minuti, poi ti faccio sapere dove ti andrà. Mi fai sto favore, quanto che quello che ti manca ti do io. La chiudiamo qua, ok? La chiudiamo qua. Sei in grande, è bello, se sentimo, fammi sto favoretto, manco te ne accorgi. Poi ti faccio sapere dove ti portare, mi raccomando. Ciao, bello. Ma quando arriva questo? C'è stato, ci qua. Come cazzo ti hai vestito? Perché? Come vesto sempre? Cioè, c'è un matrimonio, c'è successo. Vesto sempre così. Stai scelta la solita, con le vestite, non ti accatta la macchina nuova. Ma questi... Stai girando con un macinino da un caffè. Ma questi non so soldi spesi, questi sono soldi investiti. Investiti con questa macchina? Sì, ho capito, va. Ti è morto insegnante italiano a te? No, insegnante italiano te la stessa proprio, che ha fatto una brutta fine. Che fine ha fatto? Roba, si era emozionato, cirrosi epatica, non lo so che significa. Cazzo. Ma spiego, va, se avviene con ognuno, gusto di castello. Composto. Meno male.
Sei Claudio? Sì, Claudio. Ah. Ah, bello, tutto a posto? Sì. Casa? Sì, sì. Bene, bene, sono contento. Lavoro? Bene, sì, sì, sì. Sono contento, sì. Sono contento. Alfredo, ciao. Ciao. Senti, si è fatta una certa per tutti. Noi andiamo un po' di corsa. Ah, è finito? Posto? Posto così. Questa è la tua, questa è la nostra. Ciao. 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 Pronto? Tu? Pronto? Paolino. Chi è? Massimo Catena. Chi è? Oh. Ah, dottor Catena. Buonasera. Sì, vale, dottore. Allora no, Claudio Mossa mi ha detto che stava dato tutto a te, ci pensavi te? Sì, ci ho pensato. Tutto a posto. Hai fatto tutto? Sì, sì, tutto. Vabbè, sì, bravo, sì, sì. Io l'hanno data. Sì, sì. Ho controllato i soldi dentro. E... Controllato? Ah, sì, sì, sì. Sì, sì, allora. Ok, arrivo. Sì, vabbè, sbrigati, se vediamo quanto usai. Okay, arrivederci, vabbè, sì. Vabbè, sì, sì, ciao, sì, vabbè, sbrigati, ciao. Che tiene? Che c'ho un sacco di cazzi per la testa, che c'ho? Fino a quando sono per la testa, è tutto a posto, ma quando sono su per il culo, è un problema. Che ti serve? Che problema hai? Ti posso aiutare in qualcosa? Mi serve una barca dei soldi, ce l'hai? La barca sì, i soldi mancano a tutti. Però c'è un amichetto mio che ti potesse aiutare. Però la percentuale è alta. Vabbè, prima mi procuro i soldi, poi ci penso. Io provo a darti questo numero e tu chiama a nome mio. Ma che è quella merda? Attrezzi del lavoro. Romeo Rodeo. E che cazzo, non è che ce l'hai io o no? Io ci provo. Fammi sapere. Abbiamo fatto tua tirica. Ma la pianti con sta merda? L'ho già piantata, sta crescendo. Scusa, tu sei Romeo Rodeo? Ci conosciamo? No, mi ha mandato il ganja. Quel barbone del ganja! Che cosa ti serve, chiaro? Guarda, sono disperato. Sei disperato? Cosa è successo, quello? Mi servono soldi. Pucci, che facciamo? Aiutiamo questo amico? Pucci, Pucci! Aiutiamo il nostro amico? Mio caro, fai così allora, aspetta, faccio due chiamate, chiamo il mio financier tutor e vediamo se abbiamo qualche spiccio da lasciargli, eh? Ok, grazie, bacini, pucci. Oh, ma guardate, c'è quel barbone, andiamo a salutarlo. Uè, barbone! Questo è il conto, mi andate a pagare. No, guarda, io sto con Romeo. Chi è Romeo? Ciao, mi devi pagare il conto di ieri e l'altro ieri, sono 3 settimane che mi paga. Ma come Pucci, Cicci? Ma quale Pucci? Io l'ho pezzente, paga, messo conto e va. Uccide Pucci. Guarda sto figlio della mignotta, si fa vedere se chiama un mortacci.
Pronto? Oh, ma dove stai? Sto al funerale del... Il cugino di mio zio. Dove stai? E non... Alleluia, alleluia. Artù, te mando del funerale, se te sbrighi a venire. Oh, mi devi da portare i soldi di mortacci tua, ti ho detto che devi sbrigarti. Faccio subito, arrivo, sì, sì. Ma che arrivi, te devi da sbrigare, guarda che c'è sta di mezzo pure la pelle da amico tuo. Se lo sai che c'è, fa la fine di questo qua vicino a me. Sì, sì, ciao, ciao. Sì, anche questa mattina solo per voi da Radio. Buonasera. Sera. Questa è una rapina. Così? Questa è una rapina. Rapina? Ma cosa sta dicendo? Lei non ha ancora visto i nostri mutui agevolati. Ad esempio, con la nuova offerta Pay to Cash, lei potrà accendere un mutuo a TAG 0 e TAG 740. Insomma, noi le diamo 100 e lei ci ridà 1000. Ha portato con sé la busta paga? No, non ho un lavoro. Una casa di proprietà ce l'ha? No, vivo in subaffitto. Mi guardi, mi spiace, ma... Però ho una collezione di Dylan Dog. I Dylan Dog? Le do un'idea. Venda i suoi Dylan Dog e utilizzi il ricavato per fare ciò che lei meglio richiede. Ma non venga da noi a chiedere dei mutui. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Tutti a terra! Tutti a terra, una rapina! Apri! Apri la cazzo, pezzo di merda! Apri! Apri! Non mi si apre, aspetta! Apri, non mi si apre, guarda! Non mi si apre, non ti muovi, sono carabinieri, non ti muovi! Cazzo, dai! Non ti muovi, butta quella pistola! Non ti muovi, girati, butta quella pistola, con calma! Butta quella pistola, sono carabinieri! Butta quella pistola! Ma che cazzo fai? Sta fermo, butta quella pistola! È finta! Vaffanculo! Che cazzo stai a fare? Che cazzo stai facendo, stronzo? Ma è finta! Ma che cazzo spara? La spalla, sparami una gamba! Sta andando tutto bene, è colpa tua! Ma so cazzi tua. Giordà! Via Giordà! Portiamo via sto stronzo, va! Aio! Siamo stronzo! Zitto, muovite! Ah. Piano! Sta zitto, no! Aio! E monta, zitto, monta! Non sa rompe, cazzo, e monta!